Il Genoa contro il Cagliari corsaro di Mazzone cercava il rilancio dopo la sconfitta nel derby e il puntuale divampare delle polemiche. Lo ha trovato per un tempo soltanto. È finita con la seconda sconfitta consecutiva e Bruno Giorgi che annuncia le dimissioni. Mentre la piazza è in ebollizione, si comincia a pensare che la profezia attribuita a Scoglio, sarò a Genova prima di Natale, stia per avverarsi. A Giorgi non è mancato il coraggio di lasciare fuori Scuravi, Van Schip e Ruotolo, schierando Padovano unica punta, Dobrovolski a sostegno sulla destra e una ragnatela a centrocampo con Onorati, Fiorin, Bortolazzi e Iorio in veste di tornante, che ha imbrigliato con agilità e schemi rapidi ed equilibrati il Cagliari, costringendolo a non scoprirsi. Una formula autarchica. Scuravi e Van Schip vanno in panchina e Dobrovolski deve fare per tre. In attacco Padovano e Iorio sono velocissimi, anche se a volte vanno fuori giri. Il vantaggio parziale dei rossoblù è meritato, anche se il 2-1 del primo tempo è solo una storia di corner. Nono minuto, angolo di Bortolazzi e colpo di testa vincente di Padovano. Più costruito, ma dall'esito identico, il corner battuto dal Cagliari al 16esimo. Prolunga la traiettoria a Firicano e Napoli ancora di testa insacca a porta vuota. Dopo due gol così bisognerebbe guardare in alto con più attenzione. E invece 4 minuti dopo il corner di Bortolazzi trova ancora la testa del giovane Panucci. Jelpo è battuto e la crisi genoana sembra scongiurata. Dopo la carta igienica, la gradinata rosso-blu riserva baci e abbracci anche al contestato numero 1, Stefano Tacconi. Ma dura poco. Al 59esimo la svolta dell'incontro. Signorini, già ammonito, abbatte Francescoli. L'arbitro Rosica è più bravo del collega Chiesa nelle addizioni. Con Dobrovolski i conti non tornavano. Stavolta sì, è cartellino rosso. Cioè, io non avevo intenzione di fare il fallo. L'unica cosa è che siamo entrati insieme, lui si è allungato la palla e mi si è buttato addosso. La punizione provocata da Signorini viene trasformata dal sinistro di Pusceddu nel gol del 2-2. E il meno sorpreso della prodezza è proprio l'autore. Sono schemi che proviamo in allenamento, Francesco gli tocca la palla un pochettino verso la sinistra e io calcio in porta, quindi è andata bene, evidentemente l'ho presa bene, è andata sotto l'incrocio, penso che Tacconi non poteva far niente. Giorgi, già privo di Onorati dal 46esimo, toglie anche Dobrovolski per inserire Collovati. Il centrocampo genoano viene così annullato da quello ospite e il Cagliari mostra i denti. A metà ripresa Gaudenzi gira in rete un tiro cross di Napoli, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Ci prova poco dopo anche Francescoli, ma Tacconi risponde a dovere. Non può proprio nulla invece al 79esimo sul colpo di testa del giustiziere Oliveira. È il gol che mette la parola fine all'avventura genovese di Giorgi. I nostalgici ora invocano il nome del professor Scoglio, ma in prima fila tra i candidati ci sono anche Nedo Sonetti ed Eugenio Fascetti. Per il presidente Spinelli sarà una lunga notte.